E però nonostante questo, anche nonostante vantaggi e svantaggi della vita di coppia, siamo tutti sempre alla ricerca dell'anima gemella. E lui è anche questo personaggio che arriva dalla provincia di Brescia, che è la terra delle mie origini, dove ho abitato i primi 20 anni della mia vita, che è un adolescente sempre alla ricerca dell'anima gemella e che si chiama Peter. Ciao a tutti! Sono infortunato, mi chiamo Peter, vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia che si chiama Parpo, dove non succede mai niente. Però diciamo che ai penultimi mondiali, quando l'Italia ha vinto i mondiali di calcio, sono stato anch'io tutta la sera in macchina a suonare i clacson, perché mi avevano chiuso dentro al garage. Diciamo che da noi non succede mai niente, a noi quando c'è un funerale è già un'occasione di svago. Infatti l'agenzia di pompe funebri come slogan sulla sua porta ha fatto scrivere: morendo fai vivere la tua città. Diciamo che da noi la gente o va a messa o va al bar, perciò il prete Don Gianni, per arginare il fenomeno dell'alcolismo, celebra 45 messe al giorno. Solo che farci bere il vino dell'Eucaristia è diventato alcolista anche lui. Perciò adesso celebra la messa direttamente al bar. Infatti Don Gianni ultimamente lo chiamiamo Don Perignon. Allora, siccome non succede mai niente, ogni settimana andiamo a fare un giro a Brescia, di Big City, con i miei amici. Questa settimana sono andato con i miei amici Herpes e Alfio l'Alfiere. Sono soprannomi. Alfio l'Alfiere lo chiamiamo così perché si chiama Alfio e gli piace molto bere, perciò dopo aver bevuto si muove solo in diagonale, da cui Alfio l'Alfiere. A volte con noi viene anche Rovagnati, che lo chiamiamo così perché lui dice che sotto ha un gran biscotto. E diciamo che andiamo sempre in giro in tre, perché se vai in giro da solo la donna dice che sei uno sfigato, se vai in giro in due la donna dice che siete due gays, se vai in giro in tre la donna non sa cosa pensare, si incuriosisce e si avvicina, anche se di solito pensa che siamo due gays e uno sfigato. E diciamo che andiamo sempre in giro in tre perché almeno sabato sera due possono ubriacarsi, uno rimane sobrio e guida al ritorno. Solo che sabato scorso l'unico che non ha bevuto è Herpes, che è l'unico che non ha la patente. Ci hanno anche fermati i carabinieri perché stavamo procedendo con le quattro frecce lampeggianti accese. Ci hanno fermato e ci hanno chiesto: perché state procedendo con le quattro frecce lampeggianti accese? Herpes ha risposto: perché così in qualsiasi momento possiamo girare sia a destra che a sinistra. Troppo, in effetti, in ultima analisi. Carabinieri prima ci hanno guardato male, poi hanno detto: è giusto! Poi hanno detto: Herpes, favorisca la patente. Siccome lui non ce l'aveva, gli hanno fatto domande di teoria per vedere se riusciva almeno a barcamenarsi. Gli ha chiesto: a cosa serve la frizione? Lui ha risposto: a rinforzare i capelli. Carabinieri hanno detto: è giusto! Ci hanno lasciato andare. Siamo andati alla discoteca Madison di Brescia, era prevista una serata con le ex letterine di passaparola, perciò per entrare c'era la selezione, l'ingresso dove rispondere a delle domande tipo passaparola. A me ha chiesto: come si chiama la capitale del Ghana? Io ho risposto: Awana Ghana. A Herpes hanno chiesto: da cosa è circondata l'Italia su tre lati? Lui ha risposto: dagli stracomunitari. E invece Alfio l'Alfiere ha chiesto: come si chiamano gli abitanti dell'isola di Pasqua? Lui ha risposto: Kinder Surprise. Dopo, in effetti, siamo fatti entrare. Fuori la discoteca per caso c'era anche un carabiniere che ha detto: è giusto! E diciamo che appena dentro la discoteca ognuno ci ha provato con le ragazze con la sua tecnica. Io ci ho provato con una ragazza con un approccio di tipo fiabesco. Mi sono avvicinato a lei e ho detto: sono il tuo genio della lampada, esprimi i tuoi desideri. Lei mi ha detto: non voglio più vederti, né adesso, né in futuro, né mai più. Siamo tornati a casa alle 5 di mattina senza aver combinato niente, col sorriso sulle labbra, la morte nel cuore e il funerale nelle mutande. Siamo andati a fare colazione al Monkey Bar, che si chiama Monkey perché al proprietario mancano 4 dita della mano destra. Infatti quando parla dice: ormai è 10 anni che ho aperto il locale. Però per lui la vita è sempre tutto ok, se piace piace, se non piace Piacenza. Ciao a tutti da Pizza!